Come illustrato molto bene nel bellissimo film Matrix, l'uomo è imprigionato. È imprigionato in una gabbia mentale. È imprigionato dall'assenza della consapevolezza. Perché i cinque sensi, che sono ciò che ci permette, diciamo, di sperimentare il mondo, sono limitati, e non soltanto i cinque sensi, ma anche gli input provenienti dai cinque sensi che vengono elaborati, diciamo, dal nostro cervello, generano un mondo che ha poco a che vedere con la percezione reale del mondo. Intanto, diciamo che i nostri sensi, essendo molto limitati, ci fanno percepire soltanto una piccola parte della realtà. E poi il nostro cervello distorge completamente la realtà, utilizza frammenti di informazione, vengono confusi con il tutto. Non riusciamo a percepire altre dimensioni, oltre alle tre dimensioni più la dimensione temporale. Tra l'altro, la dimensione temporale la percepiamo in modo molto, molto parziale, soltanto in una sequenza cronologica che da un passato va verso il futuro, e sostanzialmente percepiamo il tempo soltanto secondo l'andamento della freccia entropica, un aumento di entropia. Tutto il resto non lo percepiamo. Tutto, diciamo, neanche le varie scoperte della fisica quantistica di dimensioni ulteriori, di spazio-tempo intesi in modo completamente diverso, di sequenze temporali invertite. Insomma, l'uomo vive imprigionato veramente in una Matrix. Ha delle possibilità di uscire fuori, da questa prigione. Naturalmente, ad esempio, attraverso il sogno. Attraverso il sogno si effettua un'esplorazione di altri mondi, di altri spazi, di altre dimensioni. Non tutti sono in grado di utilizzare il sogno in questo senso, anche perché spesso non si riesce ad avere la consapevolezza, ad avere quelli che vengono chiamati sogni lucidi. Possiamo però iniziare ad avere una consapevolezza superiore utilizzando la legge d'attrazione. La legge d'attrazione è quella legge di risonanza, come ho detto più volte, che ci permette di attirare dall'infinito mondo delle possibilità, dallo spazio delle varianti, ci permette di attirare nella nostra vita soggettiva alcuni eventi piuttosto che altri. Ora, possiamo anche utilizzare la legge di attrazione per una crescita personale e spirituale soprattutto. E quindi possiamo utilizzare la legge d'attrazione in esperimenti che ci possono dare una nuova consapevolezza. Gli esperimenti che ci possono dare una nuova consapevolezza sono esperimenti di confine, esperimenti di contatto, diciamo, con entità diverse rispetto all'entità psicomateriale. Perché se riusciamo a renderci conto che esiste, diciamo, un altro mondo che non è soltanto il mondo materiale o psicomateriale, iniziamo ad acquisire una nuova consapevolezza, iniziamo a squarciare il velo del tempio, a vedere qualcosa oltre quelle che sono le percezioni dei nostri sensi. E come facciamo ad utilizzare la legge di attrazione in questo senso? Dobbiamo praticamente utilizzare la capacità del nostro cervello, o per meglio dire la capacità che hanno gli esseri umani di essere una funzione ponte, cioè una funzione di collegamento, di tramite tra varie dimensioni, tra la dimensione spazio-temporale e dimensioni astrali, con spazio-tempo che si muovono in modo diverso, addirittura con dimensioni aspaziali e atemporali.
Ecco che per fare questo dobbiamo iniziare, sfruttando la legge dell'attrazione, a sintonizzarci su un percorso di crescita spirituale. Quindi dobbiamo iniziare ad agire in questo senso. E allora gli eventi capiteranno perché incontreremo persone giuste, persone che ci faranno riflettere su certi temi. Persone che avranno certe capacità, magari capacità medianiche, che ci coinvolgeranno in, come dire, in situazioni, in esperimenti, in modalità, diciamo, di vita che ci permetteranno di fare questa esperienza di fuoriuscita, di fuga dalla Matrix, cioè cambiare pastiglia, prendere la pastiglia che ci permette di conoscere e non soltanto restare bloccati, diciamo, nello spazio-tempo senza nessuna consapevolezza. E queste esperienze sono veramente importanti perché ci permettono di esplorare anche quella che possiamo chiamare dimensione della morte, che è quella dimensione alla quale, esaurita la nostra, come dire, missione in questo spazio-tempo, tutti noi ci troveremo. E la dimensione della morte funziona in modo molto diverso, cioè la legge dell'attrazione è molto più marcata, potremmo dire, perché man mano che noi passiamo da situazioni più dense, impregnate di spazio-tempo come è il mondo delle forme, è come se la legge dell'attrazione avesse un filtro, per cui si manifesta ovviamente, ma filtrata, viene parzialmente ridotta. Entrando in dimensioni astrali, si manifesta istantaneamente, quindi i nostri pensieri, le nostre paure soprattutto, tendono a materializzarsi. E se le nostre paure possono essere davvero tremende, per cui iniziare da vivi, diciamo così, ad esplorare la dimensione della morte e da superare quindi certe paure intrinseche nell'essere umano, iniziare a superarle e iniziare a renderci conto che si può creare in questa dimensione. È un buon allenamento per quando poi dovremo veramente affrontare la dimensione della morte e potremo farlo probabilmente liberandoci da molte paure e quindi far sì che la nostra anima possa proseguire sul suo percorso di crescita senza restare sempre imbrigliata nella ragnatela di Matrix. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog http://www.soluzionevip.com. Ciao a tutti!